Buonasera a tutti, sono ormai le 11, in realtà quando ho iniziato era prima, però adesso sono le 11 e sono su Xbox One che sta giocando a Lego Movie, quindi un bel video gameplay su questo giocone di The Lego Movie videogame, mentre il signor Fast che è in party con me sta giocando ad Assassin's Creed Black Flag. Allora, che cos'è questo Lego Movie? Sostanzialmente è leggermente diverso dagli episodi, cioè dagli altri giochi della Lego. È sicuramente più vario, quindi affrontiamo diversi tipi di minigiochi e alcuni sono anche divertenti, nel senso che ce n'è uno in particolare che mi ricorda molto il gioco di Pac-Man. Quindi è decisamente carino. E la cosa incredibile è che sono riuscita a non morire anche. Ero a rischio prima, però sono riuscita a non morire. Allora, qui è uno degli ultimi mondi. Una delle differenze, appunto, è già la mappa di gioco, nel senso che questo Lego non c'è sostanzialmente una mappa di gioco, ma ci sono vari livelli che si raggiungono attraverso questo portale. Quindi andiamo al secondo livello, che sostanzialmente si sblocca nella storia, che è il vecchio West, e all'interno di ogni livello ovviamente ci sono tutte le varie missioni che vengono fatte in quell'ambientazione sostanzialmente. Allora, qui siamo nel West, è il secondo mondo che si fa sbloccare con la storia. Tanto di cosa parla la storia? Allora, fondamentalmente la storia diciamo che racconta di un personaggio che lavora in un cantiere edile e che ad un certo punto una mattina si sveglia e scopre di avere dei poteri speciali. E cosa deve fare con questi poteri speciali? Ovviamente deve salvare il mondo. Quindi, salvando il mondo, automaticamente si troverà in 2500 disavventure, una diversa dall'altra praticamente, con 3500 nemici che gli daranno addosso, come in questo caso che ce n'ho due e che non vogliono morire, tra le altre cose. Perfetto, allora, prima caratteristica di questo gioco, per andare avanti nei livelli, come vedete, bisogna fare delle costruzioni che richiedono ovviamente che cosa? Dei libretti di istruzione. Di conseguenza, perché non ci può essere una costruzione dei Lego senza, Fast, dimmi, libretti di istruzioni. Quindi andiamo a cercare questi libretti. Allora, in questo momento io ho tre personaggi, posso utilizzare, c'ho questo, l'anziano si chiama, che fa molto Gandalf, diciamo la verità, con questo bastone che spara da tutte le parti. E una delle caratteristiche di questo Gandalf, adesso la vedrete, soprattutto oltre ad avere questo bastone utilissimo, può camminare su delle sporgenze molto sottili, cosa che gli altri personaggi non possono fare, come in questo caso ad esempio. Allora, però noi dobbiamo trovare il modo per far passare anche gli altri personaggi, perché sennò rimaniamo solo con Gandalf e con Gandalf non ci facciamo più di tanto, non è che ci facciamo chissà che cosa. Quindi costruiamo questo ponte, una sorta di ponticello, in modo che così arrivano gli altri due. Utilizziamo il nostro Emmet, che tra le altre cose non ve l'ho ancora presentato, eccolo qua, ma è il personaggio principale della storia, quindi è lui il prescelto, quello che ha le abilità speciali. E Emmet distrugge automaticamente tutte le pareti crepate col suo martello pneumatico, ovviamente lavorando in un cantiere edile è attrezzatissimo. Quindi, allora, adesso noi dobbiamo, ovviamente lì c'è un'altra parete crepata e nessuno degli altri personaggi è in grado di distruggerle. Di conseguenza noi dobbiamo trovare il modo per far salire Emmet qua, quindi con la ragazza che, ecco, una caratteristica delle ragazze abbiamo appena visto, s'arrampica, quindi dove ci sono tutte quelle, ecco, sono volata di sotto, perfetto, ottimo. Allora adesso
perché pensavo che non l'avevate visto bene. Allora, appunto, la caratteristica delle ragazze, vedete, a prescindere che salta in queste pareti e si arrampica anche. Dovunque va una ragazza, cosa ci può essere come colore? Il rosa, e infatti eccolo il rosa. Allora, intanto abbiamo preso un altro libretto di istruzioni, quindi ovviamente come in tutti i giochi di Lego possiamo distruggere qualunque cosa ci troviamo intorno, praticamente una devastazione totale qua facciamo, quindi distruggi qua, distruggi là, quindi primo libretto di istruzioni raccolto. Adesso dobbiamo andare a raccogliere il secondo libretto di istruzioni, che è qua. Quindi 2 su 2 possiamo tornare indietro e andare a effettuare la costruzione vera e propria. Quindi la costruzione che ci permette sostanzialmente di andare avanti nella storia. Quindi per fare le costruzioni di chi avremo bisogno del personaggio principale. Quindi infatti ce lo dice anche che solo gli operai possono effettuare costruzioni guidate. Se adesso riesco anche a uccidere questo nemico, che vi assicuro non è difficile, però ogni tanto non vogliono morire, andiamo a fare la costruzione. La costruzione non si fa così semplicemente, ovviamente c'è un libretto di istruzioni che noi dobbiamo sostanzialmente fare, in modo di dire, e dobbiamo trovare i pezzi corrispondenti senza sbagliare, perché se sbagliamo ci vengono detratte le monetine. Le monetine dei giochi dei Lego sono abbastanza importanti, nel senso che ci permettono di sbloccare personaggi aggiuntivi che poi hanno caratteristiche particolari, perché ogni personaggio dei Lego ha delle abilità speciali che nel gioco libero ci donano la possibilità di sbloccare tutti i segreti. I giochi dei Lego sono un classico per essere decisamente semplici come tipologia di gioco, quindi la storia sostanzialmente io in 3 sere sono già arrivata all'11° livello, tutto il gioco è composto da 15, quindi praticamente sono alla fine. E quindi i giochi dei Lego sostanzialmente sono semplici, alla storia ci si arriva subito e anche abbastanza, alla fine della storia anche abbastanza velocemente. Il problema poi sta nello sbloccare, perché se voi considerate che io sono all'11° capitolo, ce ne sono appunto 15 e sono appena al 16% del gioco, capite bene che arrivare al 100% vuol dire passarci abbastanza tempo, perché bisogna sbloccare più di 90 personaggi, bisogna sbloccare tutte le varie mattoncini rossi, mattoncini dorati. Tra le altre cose, i mattoncini rossi sono quelli che ci danno dei bonus particolari, quindi ci fanno anche raddoppiare i gettoni che raccogliamo, e quindi un pochettino ci vuole. Allora, intanto qui stiamo andando avanti, stiamo proseguendo. Ecco, il nostro Gandalf, io lo chiamo Gandalf perché mi piace così, quindi il nostro Gandalf automaticamente può lanciare il suo bastone e in questo modo dare aiuto al personaggio femminile del gruppo, che si può arrampicare ed essendo molto tonica fa queste acrobazie e raggiunge le vette più alte, in modo che così, tipo in questo caso, ha sbloccato la scala ad Emmet, che può andare a distruggere il tetto di questa casa. Ovviamente Emmet distrugge il tetto di questa casa, viene giù il mondo intero adesso, perché ovviamente distrugge, ecco cosa ho detto io, è venuto giù il mondo intero. Quindi automaticamente Emmet, sempre col suo martello pneumatico, fa devastazione. Qui intanto abbiamo sempre questi qua che continuano a venirmi a, non si dice, non volevo, stavo per dire una parolaccia ma non la dico. Ecco, mi dà anche le manganellate nella schiena. Perfetto, come vedete sto praticamente distruggi qualunque cosa. A questo punto dobbiamo passare, l'unico che può passare su queste passerelle così strette è il nostro amico Gandalf. E vabbè, mi sono fissata e in realtà non si chiama Gandalf comunque. E ecco, altra novità di questo capitolo di Lego. Allora, ci sono i master costruttori. Master costruttori, tipo esempio Gandalf, ma lo è anche tipo Batman, il master costruttore, possono fare delle costruzioni speciali.
Quindi evidenziando gli oggetti che seleziona automaticamente il gioco, il nostro amico Gandalf ha fatto questa catapulta. Quindi, che tira un pollo con questa catapulta. Qui con B, schiacciamo B, stavo schiacciando X, non vedevo, ecco, ha tirato un pollo, se l'è ritirato verso di lui il pollo e ha devastato ovviamente la casa, quello che era rimasto della casa, perché già non c'era poco della casa, quindi adesso costruiamo, quindi la nostra ragazza qui costruisce, velocissima tra le altre cose a costruire, i Lego sono di una rapidità a costruire, io ho mai fatto una costruzione dei Lego in così poco tempo, ma loro riescono a farla. Allora, qui abbiamo una struttura invece rotta e per aggiustare una struttura ci serve ovviamente Emmet, perché lui è un operaio che lavora in un cantiere edile, quindi oltre a essere dotato del martello pneumatico è dotato anche di un bel cacciavite, un cacciavite che permette di aggiustare le cose, anche se in realtà a me l'idea che mi dà è che le spacca più che le aggiusta, comunque vabbè, è un dettaglio questo. Allora, ecco qui abbiamo un'altra costruzione da fare, in questo caso se prima i libretti di istruzioni da raccogliere erano due, in questo caso i libretti da raccogliere sono ben tre, quindi ci dobbiamo impegnare un po' di più. Allora, intanto distruggiamo questi qua che ci vengono in continuazione addosso, e mi hanno anche un po' stufato questi che continuano a venirmi addosso cercando di uccidermi, sono morta. E allora, poi intanto abbiamo un punto di salvataggio. Ecco, i giochi dei Lego sono classici perché praticamente hanno dei checkpoint e poi hanno questi, sostanzialmente questi salvataggi. Allora, intanto il primo libretto di istruzioni l'abbiamo trovato nel pollaio e Fast se la ride, non capisco che cavolo si ride, voglio dire, se era un pollaio non potevo dire che cos'è, un pollaio era. E dobbiamo cercare l'altro, intanto distruggiamo questo che è veramente, sono un po' assillanti questi mostri quando tu cerchi questi omini, quando tu cerchi un altro libretto di istruzioni. Allora, ecco, l'altro libretto di istruzioni è lì sotto, l'abbiamo visto, quindi la ragazza si lancia, prende il libretto di istruzioni, è anche felice di averlo preso, come potete vedere, e andiamo a fare la costruzione. Ovviamente per fare la costruzione ci vuole Emmet, quindi andiamo con Emmet dalla costruzione, costruzione, libretto di istruzioni, solito minigioco, quindi indoviniamo i pezzi della costruzione. Quindi il primo è questo, indovinato, bravissima tra le altre cose, velocissima. Il secondo pezzo è questo, indovinato. Il terzo è questo. E poi abbiamo ancora, mi sembra, una serie di pezzi, sì, infatti. Ho sbagliato, ma ho sbagliato per il pad, mica per altro, perché bisogna stare attenti. Perché è facile sbagliare, come vedete, se sbagli perdi monetine. Ce ne faremo una ragione, sostanzialmente, ecco. Non ci disperiamo per questo, anche perché alla fine la costruzione la si fa lo stesso. Abbiamo costruito un'altra sorta di catapulta, quindi a questo punto cosa dovremmo fare con questa catapulta? Beh, non è difficile. Allora, con questa catapulta sostanzialmente dobbiamo distruggere questo, che ecco, sono un po' ossessivi questi nemici, salire con i Sirius, questo smette di spararmi in continuazione, forse, ecco, ce l'abbiamo fatta. Allora, salire, ovviamente girare col nostro Emmet su questo baule di dinamite, saltare giù, e quindi abbiamo un altro che ci angoscia, per non dire di peggio. Perfetto, abbiamo lanciato una catapulta e abbiamo devastato. Secondo lancio andiamo col nostro barile di dinamite. Saltiamo giù dal barile di dinamite. Secondo lancio di catapulta. Ovviamente è impossibile sbagliare perché fa tutto lui in automatico, quindi non se dovevo prendere la mira io, conoscendo la mia bravura negli sparatutto, come dice Fast, che sono bravissima, cioè ci saremmo stati qui mezz'ora a fare un video. Però, visto che in realtà qui fa tutto da solo, è abbastanza rapida la cosa. Ok, abbiamo distrutto. Adesso riprendiamo il nostro costruttore, quindi ci prendiamo il nostro Gandalf e a questo punto selezioniamo i tre, ma
Ah, no, ci siamo dimenticati un pezzo. Allora, quell'omino lì praticamente ci serve per fare la costruzione particolare. Quindi prima di dobbiamo stordirlo, dopodiché velocemente andare sul Langeverde, selezionarlo e dopodiché Gandalf parte e fa questa costruzione, lancia il nemico, distrugge tutto, vola praticamente, è un supereroe anche lui. E automaticamente in tutto sto bordello ha fatto un ponte dove noi passiamo. A questo punto dobbiamo proseguire. Ovviamente lassù in cima dovremo salire lassù in cima, ovviamente nessuno lassù in cima ci sale, quindi Gandalf lancia il suo bastone magico e la fanciulla di turno va e si lancia sul soffitto della casa con un balzo, è tonica sta ragazza. E nel mentre intanto lì sotto arriva un carro, una camioncina della polizia serve. Quindi a questo punto ci riprendiamo il nostro Gandalf perché automaticamente questi si lanciano da soli lì sotto, perché è l'unico che, come ho detto prima, può saltare. Ovviamente questi ci sparano da soli di tutto, cioè di tutto ci lanciano da soli, ma Gandalf non muore perché lui è un supereroe. E automaticamente, ok, abbiamo passato il punto critico. Allora, qui costruiamo una sorta di, beh, non so neanche io come chiamarla, di passerella? Passerella, ma forse no, la passerella non ci fa salire. Vediamo se la fanciulla, che è più tonica, ci permette di salire. No, neanche, perfetto. Quindi a questo punto la fanciulla non ci fa salire, quindi di conseguenza. Aspettate, ti troviamo. Ah no, bastava fare due balzi in più. Ok, abbiamo fatto due balzi in più, automaticamente la fanciulla è passata, quegli altri gli scivolano dietro, perché passa uno, passano tutti, della serie non facciamo il gioco troppo difficile. E a questo punto dobbiamo, ecco, siamo di nuovo qua con questa schiera di omini che boh, che continuano a spararci contro, c'hanno anche i caschi, non so perché si agitano così tanto questi qua. Prendiamo Emmet e con Emmet cosa dovremmo mai fare? Distruggere queste pareti. Distruggi una, distruggi due. Allora, una abbiamo distrutta, perfetto. Passiamo a distruggere l'altra, che tra le altre cose da qui escono anche questi su questa sottospecie di, ecco. Allora, con Emmet diciamo che non è proprio il massimo uccidere questi nemici, perché siccome il tasto che utilizziamo per uccidere i nemici è lo stesso che si utilizza questo benedetto martello pneumatico, ogni tanto ci incastriamo e parte il martello pneumatico, che fondamentalmente non distrugge i nemici, ma anzi è abbastanza ci disturba in realtà questa cosa. Qui ce ne abbiamo un altro di nemico e qui continuano a uscire. Intanto qua abbiamo devastato una gabbia, non so bene cos'era. Quindi costruiamo qua perché ovviamente Emmet, no, Emmet è proprio, allora Emmet sa aggiustare, Emmet sa distruggere ma non sa costruire. Emmet su questo non possiamo fare affidamento, avrà anche i poteri speciali ma non sa costruire. Ovviamente costruiamo la parete da distruggere, quindi distruggiamo questa sottospecie di, ecco, di affare. Tra le altre cose ho picchiato anche Gandalf, ma Gandalf non si arrabbia in realtà. Quindi distrutta ultima parete, a questo punto chi arriverà mai? Arrivano, una schiera ne arriva qua. Qua ne arrivano 1, 2, 3, 4, 5, 6 a piramide tra le altre cose. Guardate che piramide umana che costruiscono, una piramide perché si fanno la scala e automaticamente passano dall'altra parte. Ecco, gli omini sono arrivati e così sopra ci passa il cavallo. Con il boss di turno. Boss è un parolone eccessivo per un gioco di Lego. Sostanzialmente è il mostro cioè il nemico di fine livello, mostro neanche, perché non è proprio così brutto, su via. E allora, vediamo un po', qui dobbiamo distruggere, e mo prendo Gandalf perché Emmet va già abbastanza scocciato. Anzi, prendo la ragazza che è più tonica. Ecco, questi hanno le pistole, quindi ovviamente loro colpiscono a distanza. Io ovviamente non ho né lanciamissili, né lanciagranate, né bombe a mano, quindi mi diventa un po' più. Allora, prendiamo Gandalf. Automaticamente Gandalf però il lancio a distanza ce l'ha. Quindi qua stordiamo il tizio qua di turno. E
qua dobbiamo andare, ecco, stavo cercando appunto il cerchio verde, oddio, mi sono persa. E Gandalf, come prima, vola praticamente, si lancia e costruisce, adesso non mi ricordo bene cosa che costruisce, comunque fa un'altra costruzione di quelle favolose, incredibili, ecco, fa una specie di... sinceramente non so neanche definirlo neanch'io. Allora, intanto prendiamo Emmet. Allora, Emmet. Quindi, abbiamo preso Emmet. E con Emmet andiamo a riparare. Ripara 1, ripara 2, ripara 3. Perfetto, sta roba qui gira. Adesso cade la tinozza d'acqua. Il nostro sceriffo qua, se così si può chiamare, gli gira la testa, perché ovviamente è stato colpito più e più volte. Quindi a questo punto riprendiamo Gandalf, vediamo di uccidere un po' tutti questi nemici perché ci hanno stressato. Uccidiamo anche questo, perfetto, abbiamo devastato anche questo. E adesso sostanzialmente ne arrivano altri tre. Questi sono i compagni dello sceriffo. Quindi distruggi qua, distruggi là, distruggi su, e noi dobbiamo andare qua e fare la costruzione in realtà. Quindi non li distruggiamo perché ci si è scocciati di ammazzare tutta sta gente. Quindi facciamo un'altra costruzione di quelle alla Gandalf, quindi velocissimo, rapidissimo, costruisce tutto in un batter d'occhio e fa una sorta di... ci spariamo in aria, va? Perfetto, quindi ha fatto una specie di elicottero e Gandalf se ne va, noi siamo salvi e passeremo al prossimo livello. Con questo io la scena ve la salto e vi salutiamo e ci vediamo al prossimo gameplay. E vi lasciamo con questa bella inquadratura di noi che corriamo sull'auto con tutti questi nemici a cavallo che ci inseguono. Alla prossima, ciao ciao!